Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Nella puntata di oggi torniamo a scoprire delle associazioni. Allora, in questa puntata parleremo di un progetto molto particolare. Parleremo infatti di un'alleanza che è molto vicina a tutte le donne ed è vicina anche alla lotta per sconfiggere la problematica del tumore al seno. Ne parliamo insieme a Cinzia Sasso, giornalista di Repubblica per l'associazione Gomitolo Rosa. Buonasera e benvenuta. Buonasera e benvenuta alla coordinatrice esecutrice di Gomitolo Rosa, Manuela Micheletti. Buonasera e Buonasera. benvenuta. Benvenuta alla presidentessa di Europa Donna Italia, Rosanna D'Antona. E buonasera e benvenuta anche a Daniela Bossi, presidente di Andos, Comitato di Milano. Buonasera. Buonasera, eccoci qua. Allora, ho parlato di un progetto molto speciale, un progetto che è vicino alla salute delle donne, ma è speciale perché? Parliamo di Gomitolo Rosa, scopriamolo subito. Beh, intanto è speciale, direi che è speciale per il nome, perché mi sembra un nome bellissimo e ha un'ambizione molto grande, quella di diventare un marchio, una vicenda particolare per la salute delle donne, così come le arance della salute lo sono diventate per la ricerca. Allora, tutta questa vicenda nasce così dalla passione, dall'entusiasmo di alcune persone, perché dietro qualsiasi progetto ci sono le persone e le loro idee, le loro volontà. Si tratta di un oncologo importante, si chiama Alberto Costa, adesso è responsabile dell'oncologia del Canton Ticino, che molti anni fa era allievo di Umberto Veronesi, del professor Veronesi, e lui si ricorda che era un giovane, era un ragazzo, hanno fatto un viaggio a Lentini, in Sicilia, invitati da una baronessa siciliana, proprietaria di un latifondo dove venivano coltivate le arance. Con le nuove norme comunitarie, le arance erano in sovrapproduzione, per cui bisognava buttarle via. E lui racconta che si ricorda questa scena, di loro, il professore e lui, che arrivano in questo posto e ci sono i trattori che macerano, passano sotto le ruote le arance. E allora la baronessa dice al professor Veronesi: professore, queste arance ne faccia lei, se ha in mente di farne qualcosa ne faccia lei. E da lì sono nate le arance della salute. Perfetto. Molti anni dopo, Alberto Costa, che non è più allievo, è diventato lui un maestro, è tornato nel suo paese, nel posto dove è nato, cioè dalle parti di Biella, in Valsesia, e ha visto che bruciavano la lana perché c'è una sovrapproduzione, e quella è una zona di lanifici importanti, Zegna, Loropiana, Piacenza, moltissimi altri. E comunque c'è più lana prodotta di quanta ne occorra. E quindi viene bruciata. E allora nella testa del professor Costa è scattata questa scintilla, e cioè l'idea di far diventare la lana, quello che per la salute delle donne e la cura del tumore al seno, quello che erano solo diventate le arance per la ricerca. E così è nato Gomitolo Gomitolo Rosa. Rosa, bellissima, è una storia importante e particolare che adesso approfondiremo per scoprire cosa sta succedendo, perché ne parliamo oggi. Allora, Gomitolo Rosa oggi tra l'altro inaugura una giornata importantissima, perché? Beh, oggi a Gomitolo Rosa avremo il primo nostro corner a Milano, in via Manzoni 25, e sarà anche presentata la pashmina rosa, con il colore rosa, e appunto il progetto va a sostenere, acquistando appunto la pashmina, si va a sostenere il progetto Gomitolo Rosa. Ecco, allora, questo progetto è attivo fino a quando? Fino all'8 di marzo noi È potremo attivo? aiutarvi? Certo, fino all'8 di marzo potete aiutarci. Gomitolo Rosa è un contenitore di idee a sostegno delle quattro associazioni nazionali e delle associazioni territoriali italiane. Benissimo. Per cui aiutando Gomitolo Rosa si va automaticamente a sostenere le associazioni nazionali e le associazioni territoriali che fanno tantissimo per la salute della donna e il tumore al seno. Allora, abbiamo parlato di associazioni, sono quattro quelle scelte da Gomitolo Rosa, quali? Le quattro associazioni nazionali che si occupano di salute della donna e di tumore al seno, che sono Andos, Europa Donna, Common Italia e Onda. Benissimo, allora io vorrei scoprirle, questa sera abbiamo due rappresentanti, allora partiamo da Europa Donna, come mai intanto l'adesione a questo progetto, a Gomitolo Rosa? Beh, innanzitutto noi siamo molto grati al Gomitolo Rosa per avere identificato la nostra associazione come partecipante a questo progetto. L'idea dell'avere aderito immediatamente al progetto è che di fatto ci sono dei simboli molto importanti, il filo che tiene insieme tutte le associazioni, le quattro che operano a livello nazionale, con il loro lavoro a sostegno delle donne e a sostegno della prevenzione del tumore al seno. E quindi questa è stata già una buona ragione per avere le quattro associazioni, che sono
a titolo diverso e con attività diverse sul territorio, quelle di collaborare e di stare insieme. Quindi questa è stata il primo ritorno. Il secondo è che in realtà con il Gomitolo Rosa non facciamo altro che rafforzare quello che è l'attività quotidiana che noi svolgiamo sul territorio. E noi come Europa Donna abbiamo direi due obiettivi molto importanti. Uno è quello della sensibilizzazione delle donne affinché partecipino ai loro programmi di screening, quindi assolutamente i controlli preventivi, e due, quella di importare in Italia le regole europee che dimensionano la qualità della cura, quindi gli ospedali certificati dove una donna entrando con un problema di tumore al seno di fatto a 360 gradi può avere tutte le cure che le sono necessarie. Assolutamente. E invece per quanto riguarda Andos, anche qui le motivazioni, cosa porta magari il lavorare in rete, lavorare con un sostegno in più e quali sono i vostri obiettivi principali? Ma direi che Rosanna ha brillantemente spiegato le motivazioni che poi sono anche le nostre, quindi quella di trovarci schierate insieme ad altre tre associazioni di importanza nazionale sul fronte della lotta contro il tumore al seno. Diciamo che Andos trova in Gomitolo Rosa un po' anche un simbolo, perché comunque da un lato vuole avvolgere la donna operata di calore, perché è soprattutto di donne operate che ci occupiamo, ma anche, come dice il dottor Costa, far sì che la donna sia tessitrice della propria salute, quindi portarla a aderire ai progetti di prevenzione, esattamente un po' come Europa Donna. Assolutamente. Allora, si può dire che la nana salva la vita? Certo. Abbiamo inventato uno slogan che adesso vi dico, così l'ho imparata a memoria e poi diventa uno slogan che useremo tutti. Ed è nitta la lana. Nitta è una parola inglese, knitting è fare i ferri, però oramai usiamo moltissime parole normalmente inglesi nel linguaggio italiano, quindi impareremo a usarla, diventerà un neologismo. E quindi nitta la lana salva una vita. Significa che comprando questo gomitolo, lavorando ai ferri, si fa qualcosa di utile per se stessi, ma si fa anche qualcosa di utile per la causa, cioè per la prevenzione. Io volevo dire una cosa sulla prevenzione. La prevenzione è assolutamente non importante, è di più. Io sono stata malata di tumore e quando l'ho scoperto sono andata a casa e ho detto a mio figlio: io sono molto fortunata, ho scoperto di avere il cancro. E mio figlio naturalmente era un po' perplesso, ma gli ho spiegato: sono molto fortunata perché l'abbiamo scoperto in tempo e possiamo curarlo e sconfiggerlo, ed è quello che è successo. Quindi il tumore al seno è la malattia che è la prima causa di morte per le donne di una certa fascia d'età, tra i 35 e i 50 anni. Ma oggi questa non è più una malattia che è sinonimo di morte, una malattia che si può sconfiggere benissimo, si può curare, ma la cosa importante e fondamentale è scoprirla in tempo. Assolutamente, quindi una diagnosi precoce, degli screening annuali assolutamente possono cambiare la nostra vita, possono rassicurarci e assicurarci molta più salute. Ecco, prego, mi dica. Sì, io volevo aggiungere un'altra cosa molto importante a livello di prevenzione, come diceva Cinzia, che è un dato, è un numero, sì, che è 1 su 8. Questa è una cosa che va... Ce la dobbiamo ricordare, una donna su 8 in Italia purtroppo passa attraverso o incrocia questa malattia. Quindi dobbiamo smettere di dire che succede a qualcun altro, è una cosa che ahimè è vicina, ma come diceva Cinzia, l'unico vera arma che abbiamo è quella di correre periodicamente a fare i nostri controlli e a prendere il tumore in tempi giusti. Assolutamente. Allora, questa tematica la vorrei approfondire, vorrei continuare con voi a parlare di prevenzione, informazione, necessità di essere informati, soprattutto dove, come e quando si possono reperire le informazioni giuste. Di questo ne parliamo subito dopo la pubblicità. Abbiamo ancora un minuto che però io dedicherei, visto che abbiamo parlato dell'aiuto che possiamo portare tutti noi a Gomitolo Rosa. Allora, questo aiuto poi come verrà ripartito? Dove finiranno i nostri aiuti? Allora, gli aiuti andranno a sostenere le associazioni nazionali che si occupano appunto di tumore e di salute della donna e delle associazioni territoriali. Quindi ripartiti tra queste associazioni, esatto, che conosciamo stasera, ogni, e le altre, esatto, due. Ogni associazione ha praticamente ordinato, ha avuto nella propria sede i Gomitoli Rosa e ognuna di loro organizzerà degli eventi e delle attività attorno a Gomitolo Rosa.
Quindi telefonando, mettendosi in contatto con le associazioni, si possono avere i gomitoli rosa. Ricordo che tra poco è Natale, per cui pensiamo veramente a un Natale diverso, pensiamo a un regalo solidale, pensiamo che con il gomitolo rosa, che rappresenta dei valori importanti secondo me, da una parte c'è il recupero della lana, la tutela dell'ambiente e dall'altro invece aiutiamo la salute della donna e il tumore al seno. Non dimentichiamo che la donna è un po', se mi permettete, il perno della famiglia e quindi quando una donna si ammala è colui che comunque gestisce poi la sicurezza della famiglia va a mancare. Allora tantissima attenzione, noi possiamo fare molto, intanto vi dico il sito www.gomitolorosa.org, lì ci sono tutte le informazioni, documentatevi finché c'è la pubblicità e poi continuate a seguirci perché vi racconteremo molto altro che va in tutela della salute femminile. A tra pochissimo.